Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Scrap Mechanic Survival. Oggi miglioriamo alcune costruzioni rendendole quasi perfette, creiamo una piccola starla per le nostre povere mucche e raggiungiamo il piano più alto del magazzino, dove troveremo finalmente i semi che stavamo cercando, ma prima ci saranno orde di bot assassini ad attenderci. Buona visione! Perfetto, eccoci ritornati alla nostra officina. Dopo le nostre disavventure nel magazzino nello scorso episodio, sono ritornato qui a bordo del nostro camper. Ho scoperto che il magazzino in cui ero spawnato era completamente buggato. Sono uscito, sono rientrato e il magazzino è cambiato completamente. E stavolta c'è l'ascensore per raggiungere i piani successivi. Mai una gioia però, eh. Ammetto, mi fa strano registrare un video dopo 3 giorni che sono stato sempre praticamente muto. Ringrazio i messaggi di tutti gli iscritti che nei post della community, dopo che vi ho avvisato che sono stato male, anzi che sto male, ancora non sto bene, ammetto, sono stati di grande supporto. C'è stata qualche persona maleducata che mi ha detto che fingo di star male per poter guadagnare giorni di ferie, ma vabbè, gli stronzi al mondo ci saranno sempre. Allora, prima di ritornare al magazzino, ho intenzione di sistemare alcune cose direttamente qui alla nostra base, adesso che ci siamo trincerati completamente. Durante la mia pausa malattia ho progettato effettivamente la versione finale del nostro sistema automatizzato di irrigazione, raccolta e semina delle piante. Sì, perché qualcuno nei commenti mi ha detto: DeLonGamer, il tuo orto è troppo piccolo, dovresti ingrandirlo. Ciccio, l'importante non è la grandezza dell'orto, ma come lo si usa, buon intenditor, poche parole. Ed in effetti credo di aver avuto un'idea, in modo tale da poter rimuovere quella brutta ruotina e da creare un sistema che ci permetta di raccogliere centinaia di piante nello stesso momento. Sarà un sistema che potrò replicare su tutta la superficie del nostro orto. Allora, vi spiego meglio la mia idea e poi la realizziamo sul momento. Questa volta farò in modo che le nostre strutture corrano lungo questo binario metallico arrivando fin qua in fondo. Così facendo, come dicevo, non solo non avremo più bisogno delle ruote, ma praticamente questa putrella di metallo sarà in grado di sostenere tutto il peso degli oggetti senza nessun problema. Allora, vediamo un po' quindi di replicare quanto abbiamo già fatto in passato. Quindi abbiamo già i nostri 3 classici pistoni, che stavolta potrò far estendere fino al massimo. Qui ci mettiamo una trave in legno che ci servirà per mettere poi la pompa per sparare i semi, con a lato ovviamente il nostro cannone per innaffiare il tutto, e prima ancora un'ulteriore pompa che invece servirà a risucchiare i frutti delle piante una volta che saranno maturati. Da questo punto di vista la struttura in sé non è cambiata. Perfetto, nel frattempo ho costruito anche il secondo binario che, come dicevo, supporterà il tutto, e ho già piazzato un controller. Ne serviranno parecchi e li metteremo praticamente tutti qua dentro. Poi avremo bisogno di qualche interruttore, ma come ho detto, questa volta sarà tutto automatizzato. Allora, ovviamente il controller ci servirà per regolare l'estensione dei 3 pistoni, e dopo vi faccio vedere tutti i parametri. Avremo bisogno di un ulteriore pistone che mettiamo qua di lato. Su di esso andremo poi a costruire tutti quei blocchi di vetro che normalmente serviranno ad attivare i nostri sensori. E lo facciamo correre parallelo alla rotaia fino alla fine del percorso praticamente. Dopo lo coloriamo con calma quando sappiamo dove si troveranno i vari campi. Allora, vediamo di programmare correttamente il controller. La prima cosa che dobbiamo fare è assicurarci che questo pistone salga in modo tale da attivare i sensori. Pertanto dovrò dirgli che quando premo il pulsante questo deve andare verso l'alto di 2. Da quel momento in poi ogni pistone dovrà andare avanti fino alla fine del percorso, non tutti nello stesso momento, altrimenti andrà troppo veloce e avete visto che ci sono stati dei problemi. Una volta che sarà arrivato alla fine, dovremo fare in modo quindi che questo pistone si riabbassi in modo tale da non far riattivare i sensori quando la macchina ritornerà indietro al movimento successivo. Se questo vi confonde, quando avrò costruito il tutto vedrete che premeremo il pulsante e il risultato finale sarà praticamente perfetto. E direi che le varie chest che serviranno a contenere il raccolto e i semi da piantare le possiamo tranquillamente mettere, come l'altra volta, sopra la corrispettiva pompa. Quindi questo servirà per seminare, mentre invece questo dobbiamo girargli la freccina in modo tale che raccolga tutte le piante. Beh, dopo dovrò anche spostare i campi, per adesso questi li possiamo tranquillamente raccogliere noi a manina e dopo vedrete che sarà un piccolo spettacolo. Ancora una volta, le pompe e gli annaffiatori saranno gestiti dai relativi sensori, che sapete molto bene si attivano solamente quando davanti a loro troveranno un blocco nero. Vi faccio vedere un po' come funziona. Per adesso è ancora tutto scollegato, quindi è solo teorico, ok? Io premo il pulsante, i blocchi passano effettivamente davanti ai sensori e così facendo
potete vedere che la macchina si muove lungo i binari il più lentamente possibile, dando quindi il tempo al tutto di poter fare il proprio lavoro. Una volta che è arrivata alla fine del percorso, i blocchi di vetro invece tornano verso il basso, così facendo, quando la macchina torna indietro, i vari sensori non potranno essere attivati una seconda volta, sprecando le relative risorse. Quando io andrò a premere il pulsante, il tutto si ripeterà in maniera ciclica. Questo lo possiamo fare replicato per tutte le macchine che poi andremo a mettere qua davanti, che gestiranno i relativi campi. E ragazzi, sto avendo un bug, ve lo faccio vedere perché è una cosa abbastanza strana. Stavo rimuovendo i campi. Normalmente se togli una zolla di terra ti dà una zolla di terra. Ora io vi faccio vedere. Tolgo una zolla di terra, ma non so perché mi dà tante zolle di terra. Me ne ha date 4 o 5. Ah, non mi lamento, è una cosa abbastanza strana, non so perché. In questo caso me ne date 4. No, vi giuro, ora sono pieno zeppo di sacchi di terreno. Non so neanche dove metterli. C'ho l'inventario praticamente pieno, ma vabbè, dettagli. Ok, in teoria dovremmo poter testare il tutto. Allora, qua dietro è dove mettiamo i semi da piantare. Ecco qua. La nostra macchina allo stato attuale gestirà 26 campi ogni volta che va avanti e indietro, il che vuol dire che molto presto ci ritroveremo con talmente tanta frutta e verdura che non saprò davvero nemmeno io dove metterla. Ho intenzione di fare una coppia di campi per ognuna delle piante coltivabili, che dovrebbero essere 8 più le patate effettivamente. Quindi qui possiamo mettere le patate perché sono anche i nostri proiettili e ne stiamo utilizzando parecchi. Allora, il container dell'acqua lo possiamo anche mettere tranquillamente qua dietro e ovviamente poi lo ricolleghiamo ai relativi annaffiatoi. Ci serviranno ma poco tanti container d'acqua, anche perché, come ho detto, dovremo gestire una marea di annaffiatoi. Ci vorrà acqua come se ci fosse un domani. Ok, è passata una mezz'oretta, nel frattempo mi sono dovuto difendere dai classici robot che mi dovevano attaccare la base. Dicevo, ho avuto un pochettino di problemi che in teoria adesso dovrebbero essere risolti. Vediamo un po' se riusciamo a seminare, innaffiare correttamente questo benedetto campo. Ribadisco, scrap è pieno zeppo di bug, quindi ogni volta c'è una rogna. Ho dovuto rallentare il movimento della slitta, chiamiamola così per adesso, in modo tale da dare tempo alla macchina di riuscire a fare tutto il lavoro. Ogni tanto si bugga, non so perché, la volta successiva funziona, però come potete vedere, pian pianino lui riesce effettivamente a fare tutto il suo lavoro. E alla fine di tutto potete vedere che torna indietro perché i sensori non vengono attivati, dato che i blocchi di vetro sono ritornati verso il basso. Yay! Allora, prima di ripartire all'avventura, volevo dare una sistemata porca di quella iperporca. Signore, scusi, è mia la mucca. Potrebbe lasciare la mia mucca, grazie, molto gentile. Dicevo, volevo dare una sistemata alle nostre povere mucche, che normalmente, poverine, vengono aggredite e bullizzate dai robot del luogo. Aspettate che ho già in mente come fare il prossimo veicolo per la raccolta della pietra, dato che ultimamente è... Mi si è mezzo crashato il gioco. Ogni tanto mi arriva sto bug, non si sa perché, e il Scrap Mechanic si blocca. Perché? Perché sempre a me? Ora non posso neanche premere la freccina. Ok, ho riavviato il tutto e non so perché in parte a me è comparsa una bistecca di mucca. Ah, ok, non c'erano mucche morte, ma vabbè, dettagli. Dicevo, volevo costruire un piccolo riparo di fortuna, una stalla, diciamo, per le nostre mucche, anche perché adesso sembra che le abbiamo messe all'Auschwitz delle mucche, che effettivamente non mi pare il caso. Come ho detto, sarà un rifugio molto di fortuna, ok? Quindi siate magnanimi. Ok, dovrebbe essere abbastanza grande e sì, mi ha richiesto decisamente troppa legna. Signora, buongiorno, metta il muso dentro che dopo si fa male. Porco cane. Peraltro, l'entrata delle mucche la volevo fare proprio da questo lato, deve essere una porta abbastanza grande. Possiamo magari provare a mettere una porticina un pochettino più bassa. Signora, non può andare da un'altra parte. Ma cos'è, si è affezionata? Ha capito che gli facciamo la casetta e ha detto, son mica scema che vado via perché quelli per porca. Ok, è venuto anche decisamente meglio del previsto. Allora, all'interno ho messo anche un controller e gli diciamo di aprire la porta di 90 gradi quando premiamo l'interruttore. Possiamo anche velocizzarla un attimino perché le mucche qua non c'han tempo da perdere. Ok, perfetto. E quindi, come dicevo, tutte le vacche o mucche le faremo entrare quindi da quest'altra parte. Ecco qua, meglio che niente. Ovviamente l'entrata per noi è più piccola, dato che sono nano e non sono grande come sta culona di vacca, ma vabbè, dettagli. Anzi, aspetta che cominciamo a chiudere le porte, altrimenti mi scappa tutto il bestiame. Mettiamo ovviamente qualche finestrella, altrimenti qua dentro mi sale la peggio claustrofobia e la spuzza delle mucche non mi esce. Perfetto, la mettiamo proprio grezza grezza, voglio dire, è una stalla, non dobbiamo farglielo con i vetri e tutto, non esageriamo. Guarda che roba, c'è proprio una riunione di mucche qua fuori. Ma mi prendi in giro, vabbè.
Ora dobbiamo fargli ovviamente la mangiatoia, gliela possiamo mettere direttamente a pavimento. Gliela faccio in metallo, visto che di metallo ne ho in quantità industriale. Perfetto, allora gliene ho messe due, così le mucche non litigheranno, anche perché ho intenzione di portarne qua dentro davvero un bel po'. Allora torniamo fuori, recuperiamo il cibo. Anzi, aspetta che mi faccio tattico. In teoria dovrei poter spingere la mucca dall'entrata degli umani. Signora, aspetti ancora un secondo. Si faccia spingere... Vada de... No! Non c'è entrata! Porco cane! Si è imbizzarita! No, venga qui! Ne possiamo parlare da persone civili! L'ho detto io che quella è l'entrata degli umani, santo cielo! Oh, stanno anche calando le tenebre! Perfetto, questa non si è imbizzarrita! Sembra che io stia limonando la mucca! Ma vabbè, dettagli! A posto! E anche questa è dentro! Chiudi! Chiudi, porca di quelli per porca! Ok, beh, almeno abbiamo la conferma che loro da qui, in teoria, non dovrebbero uscire! E possiamo tranquillamente mettergli qua tutto il loro cibo! Bene! Ok, purtroppo non stavo registrando, i robot si sono triggerati male, hanno iniziato ad attaccarmi effettivamente alla stalla, ma appena possibile mettiamo delle seghe circolari in modo tale che non si avvicinino. Però tutte le mucche sono salve, ne ho portate dentro altre due, aspetta che gli diamo ancora un pochettino da mangiare, mamma mia, oh, potessi dargli da mangiare in continuazione? Per adesso devo dire che è venuto un lavoro abbastanza buono, casomai prevenire è meglio che curare, eh. Mettiamo magari un pochettino di lucine, così che soprattutto la sera, anzi fammele anche colorare di bianco, dicevo, così che soprattutto la sera si riesce a vedere qualcosa qua dentro quando calano le tenebre. In teoria la struttura la possiamo colorare di un classico, no, questo sembra un marrone diarrea, scusate un secondo, proviamo magari un marroncino un po' più scuro. Ok, è decisamente meglio, perché sennò il colore classico del legno non trattato, come ho detto più volte, popo, non mi piace. Ok, direi decisamente molto meglio di prima, non mi sono stato a sbizzarrire con i colori, ma vabbè, dettagli. All'interno, perché non siamo obbligati a metterle esterne, possiamo mettere le seghe circolari, tanto comunque i bot le percepiscono e si terranno a debita distanza. Casomai, se devo ridurre il numero di mucche, lancio tipo frisbee la sega circolare e in men che non si dica, abbiamo fatto una mattanza davvero incredibile. Chiuditi, porta, che ancora non ti ho programmata. Peraltro vi faccio vedere che possiamo anche aprire il cancello da una certa distanza, basta sparargli e come potete vedere si apre in, tra virgolette, in automatico, diciamo. Oh, ragazzi, il telecomando non ce l'ho, mi devo anch'io organizzare come posso. Ovviamente i robot che bullizzano le mucche di primo mattino, arrivederci signora, se ti piace conoscerla. Prima però mi sono fermato all'impianto di imballaggio perché mi servono almeno 4 casse di carote. Ogni 3 casse di carote i nani ci danno praticamente 5 semi di banane che negli scorsi episodi purtroppo non ho potuto raccogliere e quindi non le ho potute seminare. Perfetto, eccoci arrivati e le banane sono essenziali per sbloccare effettivamente altra merce da scambiare con i nani e voilà! Perfetto, 4 casse di carote consegnate. Potrei anche andare a cercare un altro dei nani ingabbiati, perché ne avremo bisogno di quanti? Ce ne servirà almeno un altro per poter sbloccare il fucile che spara le patatine fritte. Ma dovremmo anche avere i broccoli, che per adesso non abbiamo. Ok, nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno e sono ritornato alla foresta bruciata in cui siamo stati un paio di episodi fa, perché qualcuno nei commenti mi ha detto che ogni tanto in una foresta bruciata potrebbero spawnare non uno ma ben due nani. Perciò mi sono detto, vediamo di dare un'occhiata, che magari possiamo avere già il nano che ci serve per il futuro fucile. Più che altro teniamo gli occhi aperti, perché mi avete detto che in queste foreste ogni tanto spuntano i robot, quelli ciccioni che abbiamo incontrato già al magazzino e che richiedono una marea di colpi per essere abbattuti. Sì, ok, l'abbiamo trovato, non ci credo mai nella vita. Salve signore, cortesemente mi presti suo nano. Oh, la smetti di schivare i miei colpi. Ok, la patata in via di estinzione, porca di quelli per porca. Perfetto, salve! Guardi, la porto indietro io. Più che altro adesso vatti a ricordare dove avevo parcheggiato l'auto. No, signore! Signore, mi sta andando a valle! Aspetti, ho visto la macchina, che ovviamente è a monte. Ha visto? Solamente 18 vomitate e siamo arrivati alla macchina. Cosa vuole di più dalla vita? Ok, allora aspetta che adesso trovo un modo per caricarlo a bordo del nostro veicolo. Signore, no, fuga! Aspetti un secondo che mi era venuta un'idea. Se mettiamo delle barrierine mi sarà più semplice poi riuscire a buttarlo qua sopra. Signore, si fermi, smetta di rotolare. Perfetto, si appoggi delicatamente ai bastoni. E ora, no, bastardo, mi salga sulla macchina. Ho detto, sali a bordo. Fermo, un po' di più, olè. Perfetto, solamente 826 tentativi. Ma vabbè, dettagli, siamo quasi pronti a ripartire, eh. Non si preoccupi, la riporto a casa. Signore, è comodo lì dietro, è un po' sotto sopra. Ma vabbè, dettagli, tranquillo che il viaggio di ritorno sarà anche molto peggio. Perfetto, ed eccoci ritornati. Ammetto, il viaggio è stato meno traumatico della prima volta. Ecco qua, signore, l'ho riportata a casa
e la scambieremo effettivamente per un fucile. Probabilmente viene sacrificato lui a Satana. Ma vabbè, dettagli. Ecco qua, buon uomo, come va? Tutto bene? Aspetti, non ho ciucciato il nano. E noto adesso che se nei prossimi episodi gli portiamo delle banane e anche delle casse di mirtilli, ci darà il cannone sparapatate che possiamo montare sui veicoli o addirittura ai nostri cancelli. Ma come ho detto, di sicuro nei prossimi episodi, appena abbiamo i broccoli, il fucile ce lo facciamo. E appena troviamo altri due nani, oltre a quello di Erno, più l'ananas, potremo fare praticamente la Gatling Gun. Ma ci serviranno una marea di patate, più patata di quanta ne abbia mai vista Rocco, ragazzi. Quindi popo tanta. E non si sa perché io torno a casa e nel bel mezzo del giorno i robot mi stanno attaccando. Ma mi straprendi in giro, guardali, maledetti. Anzi, aspetta che vi faccio vedere che ho anche sistemato il nostro ponte, buoni. Quindi facciamo partire le seghe circolari, ragazzi, un po' più in dentro. E vediamo di ha funzionato anche molto meglio del previsto, ma vabbè, dettagli. Praticamente cosa ho fatto? Questa volta invece che spingere il muro, noi tiriamo il muro e così facendo si è semplificata la struttura complessiva. E quanti siete? Ah, è vero, ho aumentato il numero di campi e quindi ovviamente è aumentato anche il numero di robot. Ah, ragazzi, che la patata mi serve, state buoni 5 secondi. Perché mi hanno attaccato adesso, peraltro? Aspetta che avevo lasciato del metallo anche qua dietro. Metallo? Dovrei essere da dentro. Metallo? Da bravo? Ok, perfetto. Le nostre mucche le hanno lasciate in pace, per fortuna. Anzi, è arrivata un'altra mucca. Ha sentito le sorelle che chiamavano e chiedevano aiuto. E giustamente è arrivata anche lei. Comunque, ragazzi, se volete farmare metallo, direi che uccidere i robot è effettivamente la soluzione migliore. Io di solito è così che lo ottengo. Mi sa che sta scatola la riempiamo alla velocità della luce. Vediamo un po'. Non ci stare anche tutto dentro. Aiuto! E come dicevo, in me che lo si dica, metallo come lo ci fosse un domani. Perfetto, e questo dopo lo convertiamo tranquillamente, visto che la maggior parte non lo utilizziamo, in blocchi di metallo di livello 2. Vedete che pian pianino stanno entrando all'interno delle nostre chest. Allora, io aspetto domani mattina per partire. Casomai posso vedere di togliere ste zolle di terra? Ah, queste sono da uno! No, aspetta, questa è multipla. Questa è multipla, come potete vedere. Ma perché gioco? Ragazzi, se qualcuno di voi gioca a Scrub Mechanic, fatemi sapere se anche voi avete avuto questo bug. Guarda, guarda, e quanta ce n'è qui. Porco cane, c'ho il nano che mi sta morendo di sete. Cuccati tutto il lattino, cuccati tutto il latte. Oh, mi sono preso il colpo, ho detto, che c'ha? Le convulsioni. Ma porca di quelli per porca. Perfetto, e per adesso piantiamo noi manualmente le nostre bananucce, così che quando torneremo alla base vedete che avremo banane come non ci fosse un domani, altro che frutto della mor. È fuori uno spettacolo qua, uno spettacolo. E vediamo di raggiungere il magazzino, solo che ancora una volta... scusi, si levi, signore, oddio, l'ho distrutto. Li ho distrutti entrambi. Ah no, no, che l'altro mi segue, dicevo. Solo che lungo la strada... E quanta gente c'è? E buongiorno! Scusate, ma vi levate dalla strada? Ma porca di quella... Levati! Levati! Ok, li sto tritando. Oh, Bonnie! No, non mi aggredisca il chiurlo! Porco cane, è un camper brutto ma corazzato. Porca di quelli che... Porca, devo scendere a picchiarti! Aio! Lascia stare il mio camper! Che cocchio! Ah, posto tutto bene quel che finisce bene. Ah, scusi, Lei cosa ci fa a bordo del mio veicolo? Resti fuori, grazie. Perfetto, eccoci ritornati nel magazzino, che è lo stesso dell'altra volta, ma l'interno è completamente cambiato, non chiedetemi perché. Questa volta, finalmente, potete vedere che c'è la sezione utility, e se raggiungiamo la fine, c'è l'ascensore. Parapapà, non ci credo mai nella vita, vi giuro, l'altro non ce l'aveva, era assolutamente buggato. Ok, possiamo raggiungere effettivamente il secondo di tre piani, cosa potrebbe mai andare storto? E ragazzi, mi raccomando, in caso di emergenza rompete il vetro e prendete la banana. Cioè, in caso di emergenza cosa? Carenza di potassio? Ma vabbè, dettagli. Ok, eccoci arrivati al secondo piano. Sento già i robot che fanno un casino assurdo. Teniamo gli occhi aperti e non facciamoci uccidere. O devo riscalarmi due piani, santo cielo. Marci. Vabbè, e quanti erano? Ne avrò visti almeno 4, ma mi prendi in giro, maledetti. E per inciso, la revival baguette la posso utilizzare solamente in multigiocatore. Ok, sono riuscito a ritornare al piano superiore, i robot sono qua dietro, ma per mia fortuna posso recuperare tutto quello che ho perso direttamente da un punto sicuro. Mi hanno visto, non mi hanno visto, moriteci tutti, bastardi. Aspetta. Ok, li abbiamo fatti fuori tutti, per fortuna. Sì, come potete vedere, questo è un complesso di uffici, quindi una zona più amministrativa. Ancora in costruzione, in effetti. Oh, una banana, grazie. Ne avevo proprio bisogno. Ok,
ho trovato un'altra chest con all'interno... E l'ananas, giusto, anche del fertilizzante. Ma i semi no. I semi non sono nelle chest più rare, ovviamente. Guardalo che non mi ha visto. Ok, se li colpiamo in testa, praticamente li sciottiamo. Aspetta che anche... Oh, porco cara, mi sono distrutto il riparo. Dicevo, anche quello laggiù non mi ha visto. Ok, utility. Stiamo andando in direzione corretta. Occhio che non mi ammazzano proprio alla fine. Dove c'è utility di solito c'è elevator. E... occhio. Ok, eccolo qua. Non mi metto neanche a visitare il resto di queste stanze, sono mica scemo. Perfetto, eccoci arrivati all'ultimo piano. Ho una banana e non ho paura di usarla. Ecco, magari tiriamo fuori la spara patate, che è meglio. Guardalo là dietro, t'ho visto. Ok, ha battuto. Aspetta che sicuramente non è da solo. Ah, ho una paura che voi non ci avete idea. Ormai sparo anche ai nastri laggiù. Eccoli, sta arrivando. Attenzione, veloce, preso. Ok, dimmi che lo fate fuori tutti. In teoria sì. Oh, ok, abbiamo un altro bot laggiù, fatto fuori. Aspetta un secondo. Perché c'è una cassa di banane, ma in realtà ci sono le mucche? Cos'è accaduto qua dentro? Oh mio Dio, poveri innocenti mucche. Ok, è 3 ore che gironzolo come un povero pirla. A un certo punto mi sono accorto che ci sono degli interruttori che... Oh mio Dio. Dobbiamo passare attraverso il sistema di ventilazione. Sperando che non ci siano ovviamente delle trappole ad attenderci lungo il percorso. O ancora peggio, dei bot peggio degli headcrab di Half-Life. Porco cane, il gioco mi ha spinto indietro e mi ha tolto 89 di vita. Ma mi prendi giro? Dai che sono i fin di vita, devo mangiare la banana adesso. Ma porco cane, pure le pareti che ti fanno quasi fuori. Guardalo, guardalo che ti vedo, maledetta. Ah, ah, porco cane, Bonnie. Direi che mi hanno visto, ma giusto un attimino. Porco cane, non riesco a sparargli. Dimmi che c'è un'altra via d'uscita. Ci sarebbe un'altra via d'uscita, però io adesso ho paura. Tatticone della vita, premi l'interruttore. Preparati a sparare a tutti. Ok, uno fatto fuori. Il collega dov'è? Aspetta, 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 ce n'è uno laggiù. Bonnie. Dade. Dade, Bonnie, morì e morite. Oh, signore. Ho provato quello esplosivo? Sì, era quello un attimino esplosivo. No, mi si è richiusa la grata, buongiorno. Neanche tipo esploso tutto, mob, dettagli. Sì, mi sa che stiamo andando in direzione corretta. Laggiù c'è una porta blu con il simbolo del lucchetto. Mentre invece da quest'altra parte c'è una porta arancione con non so cosa diavolo sia. Dobbiamo arrivare dall'altra parte assolutamente. E ovviamente non c'è un metodo semplice per arrivarci se non tramite il parkour. Mi sono fatto malerrimo. Io e il parkour popolo non andiamo d'accordo. Oppure, siccome io sono un bambino furbo, ci creiamo l'ascensorino e saltiamo la parte di parkour. E che co... E ma allora son pirla. Ok, tentativo 126. Finalmente ce l'ho fatta ad arrivare quassù. Allora, speriamo che non ci siano dei bot. Vediamo un po'. Non è che ci sia molto. Questa stanza è praticamente vuota. Da quest'altra parte, vediamo un po'. C'è una porta blu. Che... Oh! Oh! Finalmente! Finalmente, aspetta, no, i sedili, no, non me ne faccio niente, gasolio, motore elettrico, component kit, fertilizer, no, dammi i semini, fai il bravo, mi stai dando cose che non so cosa farmene, ti prego. Oh, eccoli, i semi dei broccoli e i semi dell'ananas, finalmente, ci sono anche i vestiti, questi sono i progetti dei vestiti che sono indispensabili per sbloccare effettivamente i vestiti dal craftbot. Alleluia. Guarda anche 10 component kit. Ci credo mai nella vita. Devo portare via tutta sta roba. Buono dai. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche perché sono in partita da oltre 6 ore. Santo cielo. E sono profondamente traumatizzato. Ragazzuoli, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Presumo che questo sia l'obiettivo finale. In teoria dovremmo aver raggiunto la fine. Qualcuno mi ha detto che c'è anche un tetto. Ma vabbè, basta, non ne posso più in sto magazzino. Quindi lasciate un bel video nella serie. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.